Buonasera a tutti, buonasera a tutti coloro che si stanno connettendo, a tutti gli ascoltatori, a tutti gli spettatori. Ci troviamo dal Teatro della Nave Ubriaca a Firenze, uno dei tantissimi spazi che in questi giorni, in queste settimane, sono stati costretti alla chiusura, alla totale inattività per via di questo concetto della nuova normalità promulgato dai DPCM che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta emanando un momento dopo l'altro. Abbiamo lasciato questo spazio proprio nel momento in cui di fatto stavamo lanciando una programmazione artistica e culturale. Circa 20 giorni fa eravamo qui, in presenza di pubblico, per lanciare appunto una serie di attività. E quindi simbolicamente è come se questo progetto, insieme a chissà quanti altri in tutta Italia, fosse stato ucciso mentre stava nascendo. Prima di iniziare a parlare c'era in sottofondo la musica di Richard Wagner, l'ouverture del Tannhäuser. Perché? Perché ricordo che diversi anni fa mi capitò di ascoltare una registrazione fonografica di un'opera di Wagner, non ricordo esattamente quale, sotto durante i bombardamenti di Berlino del 45. Quindi si sentiva l'orchestra che suonava e contemporaneamente si sentivano le bombe cadere sulla città di Berlino. Possiamo fare questo esempio, ne possiamo fare anche altri, sono certo, sul fronte opposto, la Londra che subì 57 giorni di bombardamenti ininterrotti da parte dell'aeronautica tedesca, ugualmente non fermò tanti spettacoli, non fermò la comicità dei piccoli pub, non fermò tutto quello che poteva essere fermato. E quindi simbolicamente questi episodi cosa ci dimostrano? Ci dimostrano che forse proprio nell'emergenza, ancor più nell'emergenza, nel pericolo, nella paura, nello smarrimento delle persone, l'arte, la cultura, la creatività, la bellezza in generale non devono essere fermate, anzi devono essere portate avanti fino a qualsiasi spiraglio di possibilità, proprio perché consentono di motivarci, consentono di farci stare in piedi, consentono proprio di farci superare l'emergenza, forse più di tante altre cose ritenute essenziali. Su questo termine ci torneremo tra un attimo. E poi che cos'è l'emergenza? L'emergenza per sua stessa natura è qualcosa che appunto ha un inizio e ha una fine, qualcosa che è limitato nel tempo. Non può essere la nuova normalità, appunto. Non può essere una normalità basata sul concetto di emergenza. E quindi qua siamo oltre qualsiasi limite, oltre qualsiasi possibilità di accettazione. Dicevamo essenziale, non essenziale. Questa terminologia terribile portata avanti da ministri, da scienziati, da tecnici del Comitato Tecnico Scientifico in questi giorni. Io ritengo che sia una forma di terminologia veramente razzista nel senso più deleterio del termine. Ma se c'è qualcosa che è essenziale, lo dicevamo prima, questa è proprio la cultura. La cultura non deve arrendersi, la cultura non deve piegarsi di fronte a nessun tipo di emergenza, vera o falsa che sia, prepotente o limitata che sia. Pensate che proprio il ministro della cultura, l'attuale ministro della cultura Dario Franceschini,
nel 2015 varava un decreto legge definito decreto Colosseo, col quale appunto si intendeva dare lo status di essenzialità ai luoghi della cultura. E vi sono dichiarazioni di Franceschini, lo stesso che ora è così preso da un fervore mistico nei confronti delle chiusure, ci sono dichiarazioni, dicevo, nei quali lui si bea di questo concetto di essenzialità dei luoghi della cultura, che appunto sono essenziali come gli ospedali, sono essenziali come i trasporti. Evidentemente qualche cosa è cambiato in questi 5 anni. Ebbene, la prima battaglia che tutti gli operatori del mondo della cultura, dello spettacolo, della creatività, gli operatori del bello, la prima battaglia deve essere quella di rivendicare questa essenzialità dell'arte e della cultura, e non di elemosinare spicci, prebende, aiuti. Devono rivendicare una centralità che assolutamente non può essere messa da parte, non può essere accantonata. Ma va da sé, questa prima battaglia si accompagna a una seconda battaglia, che è quella di dimostrare, di affermare come non possa esistere arte senza socialità. Io oggi sto parlando di fronte a una sala completamente vuota, sguarnita, triste, squallida. Non esiste arte senza una dimensione comunitaria. Ed è questa forse la dimensione più politica del fare arte, del fare spettacolo, del fare creatività, perché queste sono dimensioni di aggregazione. Per questo si sarebbe dovuto opporsi fin dal primo momento a qualsiasi scelta, imposizione di distanziamento sociale, perché il distanziamento sociale e la cultura sono due dimensioni che non si incontreranno mai. E da questo momento in poi è evidente che è un grande autogol, è un grande errore utilizzare lo strumento dello streaming, per esempio. Io so perfettamente che ci sono tanti musicisti, tanti attori, tanti artisti in genere che lo fanno in buona fede per cercare di dare un segno di presenza e non di assenza. So anche che tanti altri sono in malafede, che utilizzano uno strumento che pauperizza, che riduce la forza del mondo della cultura e dello spettacolo a qualche cosa di addomesticato. Ma noi dobbiamo ricordarci che appunto lo streaming non può essere la modalità con cui si esprime l'arte, con cui si esprime la cultura. C'è una terza battaglia, poi, che è quella di allargare la prospettiva non solo alla categoria della cultura e dello spettacolo. Troppo spesso negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, mi è capitato di leggere commenti, articoli, in cui non si invocavano più aperture, ma si invocavano altre chiusure in nome della nostra chiusura. Questo è sbagliatissimo. Le librerie sono aperte, perché i negozi di dischi no? Chiudiamo anche le librerie, ma certo che no, apriamo tutto. L'arte e la cultura devono essere l'avanguardia dell'apertura, l'avanguardia di un paese che torna a vivere, l'avanguardia di un paese che ha scelto di ritornare protagonista delle proprie vite individuali e collettive. E poi c'è una quarta battaglia, che è forse la più spinosa, magari non tanto per tutti gli operatori del mondo dell'arte e dello spettacolo che in queste settimane stanno lottando letteralmente per portare a casa i soldi per il pane, ma per tutti coloro che sono più in vista, per tutti quelli che in qualche maniera fanno battaglie non di retrovia, ma battaglie di copertina
e che per questo si sono prestati e si stanno prestando a fare da megafono alla narrazione egemonica dei padroni del discorso, dei padroni del pensiero unico. Ebbene, si tratta di riconoscere i propri nemici politici come tali. Io so benissimo che nella categoria del mondo della cultura queste persone che oggi si trovano al governo, soprattutto alcune di loro, e che promulgano chiusure, impedimenti di tutti i generi, sono viste come interlocutori affidabili, credibili. Non è così, purtroppo. Occorre uscire da questa illusione e rendersi conto che ci troviamo di fronte a nemici di classe, nemici di categoria, nemici politici. Non si tratta naturalmente di immaginare che dall'altra parte del Parlamento vi siano amici. In questo momento non abbiamo amici facilmente riconoscibili, ma certamente non li abbiamo tra coloro seduti al governo, che sono i sicari principali della cultura, dell'arte, dello spettacolo e della bellezza. Ebbene, da questo spazio chiuso, da questo teatro chiuso, insieme a migliaia, centinaia, non so quanti, circoli culturali, cinema, teatri, club di musica dal vivo, sale concerti, tutte chiuse, noi lanciamo un appello che è anche un avvertimento e un convincimento. Vi sono uomini e donne che non si arrendono, e questi saranno questi, una volta conclusa questa pagina nerissima della nostra storia, a ergersi sulle rovine che questi criminali di Stato hanno lasciato, puri e incorrotti. Noi non ci arrenderemo e saremo qui appena possibile con la bellezza, con l'arte, con la musica. Avanti e alla lotta. Ciao a tutti.